Ciao a tutti da Nicola Castiglione, che non è quello che state vedendo, e dalla Selezione Nazionale Piloti. Ecco, ho voluto aprire proprio così, con la foto del nostro pilota di punta che oggi ha segnato un'altra fantastica pole position. Ci voleva un 1-2 Ferrari, finalmente è arrivato 1-28-796 per Leclerc, 1-28-986 per Carlos Sainz. Carlos Sainz che ha fatto finalmente il suo, finalmente è riuscito ad arrivare lì vicino a Leclerc, è andato come doveva andare, ha sfruttato tutto il potenziale della macchina perché è importantissimo avere due piloti lì davanti. Sono proprio contento. Allora, soffermiamoci un attimo, anzi no, aspettate un attimo, vi faccio vedere un'altra foto che vi piacerà tantissimo. Ovvero questa, veramente, veramente bella. Bello vedere Charles che arriva, scende dalla macchina, si gira verso il pubblico e alza il pugno. Ci voleva, soprattutto dopo quella gara così storta di Imola, ci voleva davvero tantissimo. Allora, andiamo a dare un'occhiata ai tempi. Terzo tempo per Max Verstappen, che guardate un po', solo 5 millesimi di secondo dietro Sainz. Poi ancora Perez, Bottas, Gran quinto, poi Hamilton, Gasly, Norris, Tsunoda e Lance Stroll. Questi i primi 10. Andiamo a vedere anche chi sono i re dei vari settori, ovvero settore 1 con Carlos Sainz. In tutto il weekend lui è stato fortissimo nella prima parte che vede tutto un tratto di curve ad alta velocità e dove c'è in curva 3 un saltellamento dato dalle irregolarità dell'asfalto che ha messo fuori dalla Q3 Russell e che ha fatto fare l'errore decisivo a Verstappen. Adesso vedremo che cosa è successo. Poi, secondo settore, che è un mix tra il veloce e il misto, perché si va da curva 8 a curva 11, ecco, ricordato, ecco qui il re è l'autore della pole. E poi abbiamo il terzo settore, appannaggio di Checo Perez o Sergio Perez, se preferite. Allora, Leclerc, ancora ecco, qua la C l'ho detta, però oggi concedetemela, ci sta. Leclerc ancora una volta ha dimostrato una delle sue più grandi doti, ovvero quella di riuscire a mettere insieme un super giro da qualifica. Lui è un mago in questo e non a caso ha già conquistato ben 12 pole position, ha eguagliato Gerhard Berger ed è a sole 3 pole position dal terzo pilota Ferrari di tutti i tempi ad ottenere le pole, ovvero Felipe Massa. Poi un po' più avanti, 23 pole, abbiamo Lauda e ovviamente primo, quello che forse sarà l'irraggiungibile, Michael Schumacher. Comunque, detto questo, ancora una volta abbiamo visto invece un Max Verstappen che nel momento decisivo va a fare un errorino e l'ha fatto proprio in percorrenza di curva 3, andando in uscita, a dire il vero, andando a saltare un po' troppo, se preferite salteggiare come dice Marc Gené, lo chiamano bouncing, ma è proprio un avvallamento della pista che l'ha fatto scomporre. Ebbene, se andate a guardare l'onboard camera di Leclerc, ebbene, lui in tutti i giri lì si scomponeva un po' la macchina, ma la teneva un po' prima e metteva giù, teneva giù e anche così ha fatto la pole position. Ha fatto il suo, dicevamo, Carlos Sainz, finalmente è il pilota che deve, cioè si trova dove deve essere con una macchina del genere, quindi ci sta tutta. Secondo me poteva essere anche un pochino più vicino al proprio compagno di squadra, però non dimentichiamo che ieri ha preso il muro e per l'ennesima volta, se lo toccava pure oggi, gli davano la pirofina per la raccolta punti, quindi meno male che oggi ha fatto bene il suo mestiere. Io mi auguro che questa posizione in griglia, questa buona, buonissima prestazione, lo possa un po' sbloccare, anche coadiuvato dal fatto che
che appunto lui è il più forte nel primo settore. Andiamo avanti e facciamoci una domanda. Abbiamo visto che la Ferrari un pochino ha accorciato il gap che c'è con la Red Bull sul dritto, proprio a livello di differenza di chilometri orari. Ebbene, non è uscita fuori l'ala posteriore che tutti aspettavamo. A questo punto auguriamoci che venga accoppiata al nuovissimo fondo e ce la facciano vedere in Spagna, perché è importante sì tenere conto del budget cap, però è anche altrettanto importante fare punti quando serve. Quindi se la Ferrari riesce a creare un buon cuscinetto di punti, cioè non sarebbe male. Però li abbiamo visti ai box durante la pausa delle prove libere fare questo tipo di intervento. Guardate qui, praticamente un meccanico ai box Ferrari va a limare un po' il bordo del secondo elemento dell'ala posteriore. Vi rendete conto? Lì c'è il Nolder, hanno tolto un pochino d'ala e hanno trovato così anche così qualche chilometro orario. Orario, scusatemi, indubbiamente il motore ha fatto anche il suo. Prima hanno smontato il DRS, hanno tolto tutto il meccanismo e poi hanno fatto questo tipo di operazione. Ma in Ferrari, in vista di Barcellona, non sono stati con le mani in mano durante le libere, perché magari non l'abbiamo notato, però hanno lavorato tantissimo sullo studio dei flussi aerodinamici e l'hanno fatto nella fattispecie all'anteriore. Qui vediamo appunto braccetto dello sterzo, sospensioni e via discorrendo, e al posteriore sul B-wing e anche nel diffusore posteriore, la parte terminale del fondo praticamente. Vedete entrambe le foto. Allora, un altro dei ferraristi, abbiamo parlato dei piloti Red Bull anche, un errore nel momento sbagliato per Verstappen, non c'è dubbio, ma un altro grande eroe di giornata è stato lui, ovvero Valtteri Bottas, che liberatosi della pressione di dover fare a tutti i costi il risultato, di avere la consapevolezza di essere il secondo pilota in Mercedes, sta facendo vedere veramente delle belle cose. E se guardate i tempi, si è messo dietro proprio Lewis Hamilton. Lewis Hamilton che, secondo me, ha guidato come deve guidare, ovvero riuscendo a scrollarsi di dorso il suo compagno di squadra. Che cosa hanno combinato in Mercedes? Allora, questa è la faccia di Toto Wolff quando Russell ha fatto quell'errore in curva, vabbè, la curva magari non è questa, comunque in uscita di curva 3. Che cosa è successo? Lui lì ha buttato la possibilità di fare un buon giro, però il vero errore sta nella gestione degli pneumatici. Praticamente hanno lasciato un set di gomme nuove a Russell, certi che si sarebbe qualificato per la Q3. Così non è stato, perché per ogni giro che passava la pista andava migliorandosi. E qui dobbiamo fare una considerazione per quel che riguarda le strategie in casa Ferrari. Infatti nell'ultimo tentativo, a 5 minuti dalla fine, in quella che poi è stata l'1-2 Ferrari, quindi l'assalto alla pole position, i due piloti Ferrari sono praticamente usciti per primi. C'era solo Lance Stroll davanti a loro. Questa è una strategia ben chiara. Vuoi perché un po' scottati dalle bandiere rosse dell'ultimo momento, dalle gialle, eccetera, eccetera, hanno deciso in casa Ferrari di sacrificare un pochino sulla prestazione pura per quel che riguarda il miglioramento continuo della pista, però di non rischiare nulla in caso di eventuali bandiere gialle. Solo Stroll poteva rovinargli un po' la strategia, ma così grazie a Dio non è stato, e non è successo nulla. Però secondo me il muretto dei box Ferrari ha fatto un'ottima strategia. Andiamo in casa Mercedes, abbiamo detto strategia sbagliata su Russell, giusta su Hamilton. Hamilton è andato bene, però vi avevo promesso una cosa, ovvero di farvi vedere questa fotografia.
Allora, guardate, e da cosa ve lo faccio vedere? Vedete i due elementi, il terzo e il quarto, attaccati al muso della Mercedes, dove c'è l'adesivo della FIA? Ebbene, lì ci sono i due flap dove sono un po' staccati. Allora, diciamo all'altezza della lettera A, però andiamo indietro nella parte bassa della foto. Quei flap lì, quel secondo e terzo elemento, dovrebbero essere, non dico a livello dei primi due, ma più o meno quasi, invece sono di molto abbassati. Allora, l'ala, la nuova ala della Mercedes, ne abbiamo parlato tantissimo, non solo crea un notevole effetto outwash, cioè prende l'aria e la butta fuori, cosa che si voleva evitare con i nuovi regolamenti, però pare siano in regola. Però, oltre a questo, si abbassa parecchio. Ora, io sono sicuro di una cosa, che questa cosa verrà attenzionata, soprattutto se la Mercedes andrà ancora avanti con le prestazioni. Il distacco dal primo tempo fatto da Leclerc è il solito, ovvero 8 decimi. Questo è il distacco che la Mercedes si prende quando va bene dai migliori team, da chi fa la pole position. Però, secondo me, se dovesse ancora migliorare, sono sicuro che team come Red Bull faranno un gran casino per quest'ala parecchio mobile che, muovendosi così tanto verso il basso, riduce tantissimo la resistenza aerodinamica all'avanzamento e quindi fa aumentare la velocità sul dritto della Mercedes. Mercedes che, tra l'altro, viaggiava un po' più alta rispetto ad altri team, e questo di sicuro li ha favoriti nelle prestazioni sul giro secco a gomma nuova, però dobbiamo un attimino vedere poi come sarà la gestione della gomma in gara. Chi delude in queste qualifiche? Allora, delude indubbiamente Alonso, si aspettava da lui una buona prestazione, invece se andiamo a vedere i tempi è il primo degli esclusi dalla Q3. Scusatemi, sto parlando proprio di fila, di fila, di fila. E poi ancora Ricciardo, porca miseria, se mi sta deludendo questo pilota. Posso capire la prima stagione in McLaren, ma la seconda, i distacchi con Norris sono veramente notevoli. In Q2, quando lui è stato eliminato, Norris ha fatto 1,29,6, Ricciardo ha fatto 1,30,3, cioè ragazzi, 7 decimi sono veramente tanti. E poi ancora la foto in basso a sinistra, ebbene, quello è lo chassis nuovo che stanno preparando per Esteban Ocon. Ebbene, il pilota francese, oltre ad andare a sbattere, ultimamente ha un certo distacco con il suo compagno di squadra. Lui, non dico solo qui, un po' in tutte le gare lo stiamo vedendo, dopo una partenza molto molto promettente da parte del pilota francese, però adesso Alonso ha fatto quello step in più, dimostrando ancora una volta l'enorme classe che lo contraddistingue. E lo sottoscrivo quello che lui ha detto, ovvero che la Formula 1 è questa: se hai la macchina, vinci i titoli a catena. Quando la macchina non ce l'hai più, e si riferisce a Hamilton, ma potremmo dire anche la stessa cosa di Vettel o di Alonso stesso. Quando la macchina non ce l'hai più, non vinci. Quindi sarebbe bello, ancora una volta lo sottolineo, che questi nuovi regolamenti mettessero un po' tutti i team sullo stesso piano. Vedremo più avanti nella stagione e soprattutto vedremo anche nelle prossime stagioni. Bene. Allora, vi voglio far vedere una foto che mi fa sorridere parecchio, ovvero questa. Guardate qui, questa è Leclerc. Allora, guardiamo poco 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 sopra l'alettone. Andiamo a fargli una bella X sulla G di GP e sembra ci sia scritto, leggiamo in italiano, Miami? Punto interrogativo. Ebbene, io direi di sì. Perlomeno io amo questo pilota. Allora, volevo fare un ringraziamento a quello che sta diventando un amico del canale e una spalla importantissima del canale, ovvero Giacomo Rizzitelli.
siamo sempre in contatto con i messaggi, con le esultanze dei tifosi, anche quando non si parla di aerodinamica. Quindi gli mando un grande bacio e abbraccio perché davvero me lo sto trovando vicino e di questo sono contentissimo. Poi mi sto trovando vicino anche tutti voi, non solo con gli eccezionali commenti, ma anche guardate qui questo dato, 11.090 iscritti al canale. Sono veramente molto molto contento. Grazie, grazie, grazie. E ultima cosa, tutti la attendete, ovvero guardate questo video, chi è nuovo non sa di che cosa parliamo, però vi avevo fatto un quiz, vi chiedevo chi, cioè che cilindrata avesse questo prototipo che vi sto per far rivedere o vedere per la prima volta per chi è nuovo nel canale e che tipologia fosse, due o quattro tempi. Vediamo le immagini e poi vediamo chi ci ha indovinato. Allora, questo per chi non lo sapesse, Sandro Zuccaro si è sposato, è un pilota, 3 volte campione italiano nell'SN1, in chiesa è arrivato così, vi rendete conto? Ebbene, questo Vespino è una favola, 150, due tempi, carburatore da 38. Quindi c'è stato un commento che ho letto così alla veloce, alla spiccia, anzi, mi scuso, lo farò nei prossimi giorni. Vi risponderò, l'ho fatto così saltando di qua e là perché sono stato incasinatissimo con la pista e con i simulatori in questi giorni. Quindi comunque qualcuno di voi ci aveva visto giusto. Allora, anche per questa puntata è tutto. Siamo tutti, tutti, tutti felicissimi per questo, è inutile negarlo, ma se volete anche per questo, non male, no? E anche per questo, perché ci sta tutta una fila, una prima fila rossa. E auguriamo che domani possa essere di nuovo così. Incrociamo le dita, fate tutti gli scongiuri che volete, però speriamo bene. Anche perché, comunque, pare che la pista non è che si presti poi così tanto ai sorpassi come si pensava in un primo momento. Sarà comunque cruciale sia la strategia che essere pronti a un'eventuale bandiera gialla. O meglio, safety car, perché sono sicuro che almeno una arriverà domani, e perché la pista è troppo particolare, soprattutto in quella sequenza di curve strettissime che portano a curva 16. Ed infine, ragazzi, mi sono un attimino perso, che vi sto... Ah sì, sarà fondamentale partire bene, consumo gomme ed essere pronti a una buona strategia e a cambiare la strategia subito. Vi voglio lasciare non con la solita sigla, allora innanzitutto con i saluti, vi ringrazio per avermi supportato fin qui, lasciate un like, un messaggio, condividete il video se vi è piaciuto, scusate qualche errore dovuto alla stanchezza che a quest'ora c'è sempre, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vi lascio con questa fotografia come sigla finale che a me piace, mi ami? Sì, assolutamente sì, Charles, noi ti amiamo, ok? Quindi grazie ancora e ci vediamo ovviamente domani dopo la gara. Spero se faccio due video vuol dire che la gara è proprio andata bene. Intanto siamo contenti per questa pole position, peccato che non ci siano i punti per la pole. Ragazzi, da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti è tutto. Un bacio, ciao e ci vediamo al prossimo video.